Buonasera, ci troviamo ad Aringo, oggi 8 luglio 2018, per una giornata particolare, una festa importante. E abbiamo tre illustri ospiti che vado a presentarvi. Abbiamo Paolo Quattrini. Ciao. Edoardo Sirau. Anche il maestro Davide Cavuti. Il maestro Davide Cavuti, che Dio lo perdoni. Volevamo chiedervi, in nome della nostra comunità, quattro semplici domande. Questa di oggi è un'ottima iniziativa, indispensabile per far tornare alla vita i paesi di questa zona. Come nasce l'idea di portare arte e cultura in questi luoghi? Perché l'evento di oggi? Davide, tu che sei abruzzese, di qualcosa. Beh, l'evento nasce per ricostruire quel tessuto culturale che c'era e che è sempre esistito in questa terra. Io ho studiato all'Aquila, sono di Pescara, di Francavilla al Mare, e l'Aquila è stata ed è la città dove si respirava la cultura in ogni suo luogo e anche nei paesi limitrofi. E quindi oggi stare qui è un momento importante di riflessione, di condivisione, e speriamo di esserci di nuovo e di partecipare alla crescita e alla rinascita di questi luoghi e del coinvolgimento di tutte le persone che sono qui. E poi Aringo deriva da Arengo, che significa luogo di incontro. Ecco, quindi... Ma hai fregato? Tu la sapevi pure tu. Vedi, questo è il luogo di incontro, e quindi incontreremo tante persone che sono arrivate, vengono da qui, da Ringo, ma vengono anche da altri luoghi circostanti. Credo che queste iniziative sono bellissime e importanti. Fanno parte anche per noi una bella esperienza, siamo in campagna, facciamo una bella. Abbiamo bella mangiato la matriciana, intanto. Avete detto che la cultura serve, ma la cultura dovrebbe servire sempre, in tutti i campi. Perciò lo spettacolo non può che aiutare a essere più vicini, a comunicare, e speriamo di farlo anche con la poesia, con le nostre parole e regalando delle emozioni. Ce l'auguriamo. Conoscevate già il nostro territorio? Cosa pensate delle nostre realtà? Io lo conosco perché faccio teatro da una vita, per cui ho tanti amici affettuosissimi che incontro sempre volentieri. Loro invece sono proprio di questa terra. Beh, io non provo. Tu acquisito, dai, sei una abruzzese acquisito, poi ho origini molisane, quindi praticamente sono di qua. E poi tra l'altro io ho anche degli interessi familiari in Abruzzo, nella Valle Rovito. Dove costruiremo una cittadella della cultura, dai, c'è questo progetto molto, molto bello, un'ipotesi culturale bella. Però insomma poi di là che ho lavorato tanto con questa via dell'Aquila, con lui, con Davide, mi ha fatto diventare cittadino onorario di Francavilla praticamente, e quindi no, cioè, la gioia di venire in questa terra che io amo molto e mi sento, devo dire, effettivamente un po' abruzzese. Beh, io vengo anche in vacanza qui, non solo a lavorare. Beh, a Roseto da tanti anni, mi ricordo. Sì, ho anche tanti amici. Devo dire invece, io ho studiato all'Aquila, mi sono laureato qua in ingegneria, quindi c'è un rapporto viscerale con la città dell'Aquila, con questa provincia, con questa terra, oltre ai debutti nel teatro comunale e tanti altri teatri. Ed è stata l'Aquila la città che mi ha fatto incontrare Edoardo. Debuttammo in un recital molto significativo all'interno del castello dell'Aquila, nell'auditorium Carloni. Io sono onorato di stare vicino a questi due mostri sacri del teatro. Noi siamo onorati di stare con voi. Poi abbiamo fatto tante cose, anche con un incontro, perché rifacciamo un po' lo stesso dramma che avevamo già fatto un po' di anni fa, con Paolo e Davide. Com'è possibile, secondo voi, risollevare i territori del cratere martoriati dal sisma con la cultura teatrale e l'arte in generale? In qualche modo può concretamente l'arte e la cultura aiutare a far rivivere questi paesi, a risollevarli? Assolutamente sì. Di Gibellina, che voi sapete che è stato un altro luogo martoriato dai terremoti, Gibellina è diventata un luogo di cultura dove c'è un festival teatrale importantissimo, anche quest'anno andranno lì, adesso non so quali spettacoli, però tra altre cose è stata fatta tutta una spianata, lì la distruzione era stata quasi che, oddio, anche Amatrice, quasi che totale.
e hanno fatto una spianata a un grande artista come Burri, ma soprattutto la cosa importante è che quel territorio continua a vivere, si continua a parlare di Gibellina perché c'è un grandissimo festival teatrale. E io dopo il terremoto dell'Aquila proprio subito fatela diventare la città della cultura mondiale, europea, cioè perché quelle sono cose che restano nella vita. Quindi è importante, o meglio essenziale, mantenere vive tradizioni e folklore. Non puoi che farlo vivere attraverso la cultura, come diceva Paola, attraverso gli incontri, comunicare, la comunicazione, insomma bisogna che le comunità si servino soltanto attraverso la musica, la cultura. Unicamente al folklore, alla tradizione, alla storia. La nostra regione è ricca poi di grandi personaggi del mondo culturale, non sono regionali ma di livello nazionale e internazionale. Immagino Ignazio Silone, quello che ha scritto nel post sisma del 1915 con quelle parole ancora attuali, o lo stesso Benedetto Croce che subì il terremoto di Casamicciola. Quindi una tradizione, oltre a questi due grandi scrittori, c'è D'Annunzio, abbiamo il maestro Cicognini per la musica, Tosti, Michetti, quindi Flaiano, tanti personaggi. Ne abbiamo tanti e forse qualcuno ne dimenticheremo, ma dobbiamo tenere viva la nostra cultura, la nostra memoria, e abbiamo un grande peso perché sono grandissimi artisti, irraggiungibili nelle loro peculiarità. Ci proviamo anche questa sera con un omaggio sicuramente ad Ovidio, grazie alle loro voci ovviamente. Certo. Noi vi ringraziamo per questa mini intervista e siamo onorati di avervi avuto come ospiti. Grazie. Ringraziamo gli organizzatori. La Ringo Club ci ha fatto mangiare, come ha detto Paola, io mangio poco, ma lei invece deve stare di sostanza. Infatti si vede. Federico Fiorenza, Antonio Renzella, tutti quanti. Gli animatori qua, che dobbiamo fare? Io, per esempio, anch'io che sono un grande conoscente di questa zona, ero venuto difficilmente. Mi piacerebbe di far diventare questi appuntamenti fissi. Ci auguriamo che sia questo il primo di una lunga serie.